Sono Lorenzo Rossi, costruisco strumenti ad arco da 10 anni a Milano, sono un liutaio. Il mestiere del liutaio è un mestiere antico e un po' fuori dal tempo. Le prime fonti iconografiche del violino risalgono alla seconda metà del 1400. Lo strumento ad arco, come lo conosciamo adesso, ha avuto la sua massima espressione nel periodo storico che va a cavallo tra il 1600 e il 1700 in Italia. Era l'epoca d'oro della liuteria. Gli autori più importanti, che sono tuttora il nostro riferimento, sono Stradivari, Amati e Guarneri del Gesù. Nello strumento ad arco, l'equilibrio estetico e acustico è la ricerca della perfezione, la ricerca del dettaglio, in netto contrasto con l'epoca consumistica di adesso. Il mestiere del liutaio racchiude in sé arte, scultura, architettura, geometria, matematica, fisica. Unisce la musica con tutte queste arti. È molto appassionante ed è molto appagante. È un mestiere difficile da imparare e molto duro da tenere vivo. Il suono dello strumento ad arco viene percepito in maniera diversa da ognuno di noi, perché morfologicamente abbiamo orecchie fatte in maniera diversa. In più, la tecnica esecutiva degli strumentisti cambia a seconda della scuola di provenienza e rispetto a come sono abituati a suonare, quindi è strettamente personale. Il primo passaggio nella costruzione di uno strumento ad arco, di un violino, di una viola, di un violoncello, è il rapporto con il musicista. Ogni musicista ha delle sue esigenze particolari che il liutaio deve soddisfare. Avverrà quindi, dopo il dialogo con il musicista, la scelta del materiale e del modello adeguato alle sue esigenze. Per la costruzione degli strumenti ad arco vengono impiegati materiali che venivano usati storicamente. Quindi per il fondo, le fasce e la testa viene utilizzato acero balcanico. È un particolare tipo di acero con un disegno che si chiama marezzatura, che a livello estetico è molto gradevole. Per la parte superiore, ossia la tavola, viene utilizzato abete rosso delle Alpi nord-orientali italiane. È chiamato abete di risonanza per le caratteristiche acustiche che ha. Per costruire un violino sono necessarie 400 ore di lavoro, partendo dal tronco, arrivando allo strumento finito che suona. La prima fase, la più importante, è la progettazione dello strumento, quindi il disegno. Dal disegno si ricava la dima che è necessaria nell'applicazione tecnica poi per costruire lo strumento. Dalla dima viene creata una forma sulla quale verranno fissati gli zocchetti, ai quali verranno fissate le fasce. Una volta finita la forma con le fasce montate, avremo la possibilità di tracciare il fondo e il piano dello strumento. Si procederà successivamente allo scontorno, quindi a dare il profilo estetico allo strumento, e successivamente alla creazione delle bombature esterne a seconda del materiale e degli spessori interni. Questi due parametri sono in relazione stretta tra di loro per avere un risultato acustico ottimale. L'ultima fase è quella della costruzione del manico. Il manico viene scolpito nel legno. La forma del riccio, la sua morfologia e lo stile sono la firma del liutaio. La fase finale più importante è l'assemblaggio dei pezzi che costituiscono lo strumento ad arco finito. L'ultimissimo passaggio è la montatura dello strumento, quindi il montare le corde. Ciò implica costruire un ponticello, un'anima e regolare i vari parametri acustici con il musicista. Lo strumento ad arco è costituito da circa 50 pezzi costruiti a mano, uno per uno, e poi assemblati. Il risultato finale, quindi la bontà dello strumento ad arco, è affidata fondamentalmente all'esperienza del liutaio che costruisce. Ogni distrazione rischia di compromettere tutto il progetto. No, la musica è una di quelle cose che fa bene all'anima. Fa parte di quelle arti senza le quali l'uomo non può vivere.